è un accordo molto importante, straordinariamente importante, perché noi siamo, abbiamo ai blocchi di partenza, alcune opere importanti sono già partite, ma abbiamo ai blocchi di partenza per la prima volta nella storia del nostro paese un vero piano di prevenzione e di contrasto al dissesto idrogeologico, che è fatto di tante opere, fatto di tanti investimenti, non la chiamiamo spesa, la chiamiamo investimenti per la sicurezza, per proteggere, per rafforzare i territori del nostro paese che sono molto fragili. L'accordo di oggi è un accordo, direi, anche storico, nel senso, intanto perché non c'è mai stato un accordo di questo genere, ma è un accordo che salverà tante vite umane, perché ridurre i tempi, la tempistica di un cantiere che salva vite umane, un cantiere importante nel cuore di Genova o diciamo nelle periferie di tante città, cantieri che servono a proteggere da frane, da alluvioni, ridurre i tempi significa appunto evitare tanti rischi, evitare vittime, danni, e quindi diciamo intanto una parte importante dell'accordo prevede esattamente questo, cioè la possibilità di andare poi a livello locale ad accordi con i nostri presidenti delle regioni che sono commissari di governo per poter lavorare in più turni, non soltanto in un turno, ma più turni di lavoro. Sono accordi che riguardano un altro tema importante, che è quello della sicurezza, riguardano soprattutto un'impostazione che diamo al nostro lavoro, ed è quello di una cabina di regia comune, per cui parte davvero un lavoro a stretto gomito con i sindacati, con voi, che riguarda un monitoraggio, la continuità del nostro lavoro gestita insieme, quindi sarete informati di tutti i passaggi, sarete informati dalle risorse agli stati di avanzamento dei cantieri, facciamo regia e quindi riusciamo anche a capire se sul territorio ci sono problematiche che possiamo utilmente risolvere. Quindi insomma davvero è un accordo che dà l'idea della svolta che abbiamo impresso a questo settore, cioè un grande lavoro comune che ci impegnerà nei prossimi anni e che davvero deve portare questo paese ad essere molto più sicuro. Do la parola al Ministro. Grazie, intanto un ringraziamento a Erasmo e ai suoi collaboratori, alla struttura di missione che ci vede impegnati insieme, il Ministero insieme alla unità di missione, in un lavoro molto intenso sul dissesto idrogeologico. Ringrazio i sindacati per essere qua e per firmare con noi questo accordo. Questa è l'Italia che mi piace, questo è il paese che vorrei e che oggi, a cui oggi aggiungiamo un piccolo pezzo. Perché è il paese che voglio? Perché è il paese che lavora insieme. Noi in Italia abbiamo un problema molto grande, che è quello del dissesto idrogeologico. Per troppo tempo, nel passato, la lotta al dissesto idrogeologico è stata trascurata e oggi paghiamo i danni. I danni, lo ricordava Erasmo, anche in termini di perdita di vita umana. Allora, la risposta compatta dei sindacati insieme alle istituzioni per vedere di fare nel più breve tempo possibile i lavori contro il dissesto idrogeologico lo trovo un bellissimo segnale e vorrei che questo diventasse un esempio, che partiamo noi, mi piacerebbe che questa collaborazione fosse estesa anche a tanti altri settori. L'impegno di questo governo è determinato nella lotta al dissesto idrogeologico. Fin dall'inizio abbiamo detto che non era un problema solo di risorse, ma era anche un problema di semplificazione per poter spendere più velocemente le risorse che ci sono a disposizione. Ecco, questo è un altro tassello che mettiamo nella semplificazione e nella velocizzazione della spesa. Sulle semplificazioni abbiamo già fatto molto. Adesso aggiungiamo un tassello per quanto riguarda la velocizzazione dei cantieri. Non è che il problema delle risorse non ci sia, il problema delle risorse c'è e come, non è l'unico. Sulle risorse direi che in questi
mesi abbiamo fatto grandi passi in avanti. Io credo che fra qualche settimana saremo già in grado di firmare accordi di programma con tutte le regioni importanti, con risorse già disponibili. Credo che quello sarà un momento, sarà un altro momento Erasmus che definiremo storico, perché questa volta le risorse ci sono e sono anche cospicue. A tutto questo si aggiunge anche un piano più a lunga durata, che è quello che noi abbiamo chiamato 7 miliardi, che definiamo 7 miliardi in 7 anni. Detto tutto questo, io voglio essere realista. Fin dall'inizio noi abbiamo detto che è un cantiere in corso, in tutti i sensi. Allora io non vorrei che, a fronte di queste dichiarazioni, un po' trionfalistiche anche, e ci sta, si pensasse che il problema del dissesto idrogeologico in Italia è risolto. Ecco, questo lo voglio dire con chiarezza, anche a costo di mettere un po' avanti le mani. Il problema abbiamo iniziato ad aggredirlo, ma prima di risolverlo per vedere dei risultati importanti ci vorrà tempo, ma se non iniziamo mai non finiamo mai. Quindi credo che abbiamo incominciato un lavoro molto importante, l'abbiamo incominciato secondo me bene, con una collaborazione, un'organizzazione molto forte. Dobbiamo continuare a mantenere questo ritmo che abbiamo avuto finora. Sì, buongiorno, sono Barbi, la segreteria della CGIL. Noi pensiamo queste cose qua. La prima è che valutiamo positivamente il lavoro che da ultimo il Ministero ha fatto per aggregare le risorse indirizzate al lavoro della messa in sicurezza. Detto questo, però, manteniamo, come voi sapete, come molti amici della stampa sanno, una critica più generale sulle scelte economiche del governo rispetto al fatto che le risorse, secondo noi, di questo grande piano di messa in sicurezza del Paese dovrebbero essere decisamente maggiori e bisognerebbe investire molto di più. Come CGIL da tempo abbiamo presentato un'idea di piano per il lavoro, dove il lavoro della messa in sicurezza del territorio è uno delle grandi assi che noi pensiamo, anche per creare lavoro aggiuntivo, non solo per far lavorare le imprese che già esistono. E quindi questa è la nostra valutazione delle cose. Noi siamo il paese più fragile, sia per l'incuria che anche per i problemi, diciamo, naturali del nostro paese. Siamo contemporaneamente il paese più ricco dal punto di vista culturale e paesaggistico, e quindi dovremmo avere una politica all'altezza della nostra fragilità e della nostra ricchezza, e questo secondo noi non c'è ancora nelle scelte generali del governo. Ho già detto che invece pensiamo che il Ministero su questo punto abbia fatto un lavoro positivo, ha risorse date, ce ne vorrebbero di più. L'altra cosa che dico, ovviamente, per quanto ci riguarda, noi in questa discussione siamo disponibili ad affrontare anche forme straordinarie di lavoro nei cantieri. Il contratto degli edili, qui ci sono anche le categorie, prevede anche un'organizzazione a più turni in caso di lavori straordinari o prioritari, come sicuramente sono questi. Questo anche per dire, colgo il senso, diciamo, delle parole del Ministro, diciamo che insieme si fanno le cose meglio. Può essere vero, ma insomma, però, così come una battuta, dovrebbe dirlo non solo a noi. Detto ciò, diciamo così, il sindacato italiano è abituato a guardare gli interessi generali del Paese, ha sempre cercato di farlo, e i lavoratori sono disponibili a fare anche delle forme straordinarie di lavoro quando è chiaro l'obiettivo per il bene del Paese. Sicuramente l'assetto idrogeologico e la sua sicurezza per noi è un bene supremo del nostro Paese. Sono Luigi Sbarra della Segreteria Confederale della CISL. Anche noi esprimiamo vera, convinta condivisione e apprezzamento per il lavoro che è stato fatto per arrivare e giungere alla sottoscrizione di questo accordo. Noi pensiamo sia stato importante aver trovato interlocutori molto attenti, il dottor De Angelis, il ministro dell'ambiente Galletti. Pensiamo che l'intesa di oggi può essere vista anche come un contributo concreto, efficace, per l'avvio di una strategia di sistema capace di mettere in sicurezza il nostro territorio nazionale, salvare tante vite umane
agire più sul versante e sul terreno della prevenzione che anziché governare e fronteggiare le tante troppe emergenze che si registrano nel nostro paese. Non manca per la verità una buona legislazione, non sono mancate nel recente passato anche disponibilità finanziarie molto cospicue e molto forti, pur tuttavia dobbiamo registrare come legislazione, risorse, annunciate disponibilità dei livelli istituzionali, a cominciare da quelli nazionali a quelli regionali, non hanno determinato un cambio di passo, una discontinuità. Noi pensiamo oggi possa essere, come dire, vissuta la giornata come una straordinaria opportunità per mettere in campo una vera strategia nazionale di sistema, secondo noi sostenuta da una buona programmazione, da una capacità alta di progettualità, da un vero coordinamento tra i diversi livelli istituzionali, nazionali e regionali, da un quadro certo, inevitabile, di risorse per quanto riguarda l'attivazione degli interventi e degli investimenti. Il dottor De Angelis diceva ci sono già operazioni, diciamo, interventi in itinere. Pensiamo che si potrebbe aggiungere da questo punto di vista, anche con le annunciate disponibilità e sensibilità dell'Unione Europea, anche un pezzo di risorse legate ai fondi comunitari, se si riesce a realizzare una sinergia con le regioni. Pensiamo sia importante questo efficace rapporto tra le istituzioni, il Ministero dell'Ambiente, il Governo, con il sindacato per arrivare a scelte condivise. E questa è la ragione per la quale ci sentiamo fortemente impegnati già da stasera ad attivare anche con i nostri colleghi sindacalisti che lavorano nelle federazioni nazionali e nei territori regionali ad una attività più puntuale. Faremo, come dire, un'azione vigilante non solo per seguire gli iter attuativi degli interventi progettuali, ma anche, casomai dovesse servire, per denunciare e smuovere eventuali situazioni che rallentano i cantieri, che pregiudicano la realizzazione delle opere, che molte volte non colgono il senso di queste opportunità. Sappiamo che oggi il tema di come si attivano interventi a difesa per contrastare il dissesto idrogeologico è un problema nazionale, europeo. Noi pensiamo che da questo punto di vista non solo si fa un'opera formidabile, straordinaria di servizio al Paese, ma si può utilizzare questa leva anche in funzione delle prospettive di crescita, di sviluppo, di occupazione. Penso per esempio al grande contributo che può arrivare da un riordino, anche da una capacità di rinnovamento, che deve essere un settore sempre più caratterizzato da elementi di produttività, di efficienza e di efficacia. Da questo punto di vista non possiamo che confermare il nostro giudizio positivo e ci sentiamo impegnati già da subito per fare la nostra parte al servizio del Paese e delle comunità locali. Paolo Cacassi, segretario confederale della UIL, io mi associo al plauso, al ringraziamento, al compiacimento. Ci sono all'interno di questo accordo alcuni concetti che sono particolarmente rilevanti, importanti e che credo vadano valorizzati. Il primo, quello della programmazione, cioè non si affronta più solamente l'emergenza, che purtroppo tutti gli anni dobbiamo affrontare spendendo una marea di soldi e piangendo purtroppo tanti morti, ma si cerca di ragionare sulla prevenzione, sapendo che ogni euro che si spende in queste attività sono 100 euro che vengono poi risparmiati a valle. Questo tema è un tema che a tratto generale noi chiediamo che venga affermato e in questo caso viene assolutamente esplicitato. Il secondo elemento è quello del recupero di tutte le risorse che non sono state spese e quindi il recupero e la finalizzazione di una quantità di risorse che comincia a essere rilevante. Certamente
ne occorrerebbero delle altre, però noi valutiamo questo come un primo passo, cioè se devo vedere il bicchiere tendo a vederlo mezzo pieno, ci sono tutta una serie di risorse che vengono sprecate o che sono inutilizzate, il tentativo di recuperarle e di finalizzarle appunto in una logica di programmazione è secondo me un elemento assolutamente fondamentale. Il terzo tema è quello del coinvolgimento del sindacato. Io ritengo che sia molto importante il fatto che in un'operazione di questo genere venga coinvolto il sindacato. Il ministro mi consentirà, ma questo è il governo che ci piace, per usare una frase che in qualche maniera ha usato, quella è l'Italia che piace a lui, questo è il governo che piace a lui, cioè rendersi conto che nel momento in cui si affronta una tematica che è una tematica di grandissima rilevanza, molto diffusa sul territorio e che coinvolge tutta una serie di attività, che sono tutta una serie di attività, economiche e lavorative, il coinvolgimento del sindacato e dei lavoratori è un valore aggiunto. È chiaro che questo accordo impegna e quindi noi siamo impegnati a fare in modo che si dia applicazione e che si abbia l'applicazione più completa, perché poi dalla realizzazione pratica si avranno i risultati. Ma siamo ancora più impegnati perché dopo aver evidenziato tutti quanti questi elementi positivi, la riuscita del meccanismo che si mette in piedi è il migliore supporto agli elementi positivi che fanno parte di questo accordo. Quindi ringraziamo ancora il Ministero dell'Ambiente, la struttura di missione, quello che sarà il lavoro che verrà fatto anche con le regioni, e dichiariamo l'impegno nostro, delle categorie che saranno maggiormente coinvolte e dei territori, per arrivare a dei risultati che siano dei risultati concreti.